Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. L'ultimo dei vulcani. Ciao. Chi siete? Ivan. Cosa? Mi riconosci, sì. Potrà che essere tu, vero? Ci siamo visti. Non ho capito che significa la dichiarazione a Matteo. A margine delle regole, tu parlerai di quello che vuoi dire. Non so, nel senso, non mi no. Non so, io sinceramente non so che chiedere. Io so, qua per certo, riprendere no. L'evento, Massimo, se tu rispetto. Ci rilasci, ci dici qualcosa, che vuoi dire? Non lo so, di che vogliamo parlare, perché loro chiedono una dichiarazione a maggio. Che pensate che sia giusto? Chi controlla i giornalisti? Il governo Draghi, del governo Draghi. Ok. Il governo Draghi, sì. La proposta fa Berlusconi, presidente della Repubblica, no. Quel delinquente. No, perché è media se media se allora, ma se media se me ne vado subito. Sì, al di là del freddo queste persone... Vado? Un attimo. Aspetta. Sì. Vado? Ci sono persone che, nonostante il freddo, insomma, vengono in piazza, seguono degli eventi perché evidentemente non pensano che sia giusta la narrazione quasi salvifica o stra-positivo, iper-positivo del governo Draghi. In realtà c'è un paese diverso da quello che ci raccontano e proviamo poco a poco ad aggregare queste persone che sono belle persone. A posto? Bene così. No, c'è la cosa. No, perché ci sono loro e preferisco prima col massimo rispetto no, vostro. No, okay. Buon lavoro, eh. Ciao a tutti. Ciao. Allora, come è andato il viaggio? Abbastanza bene. Allora, ma che c'è? Tipo le transenne, ma siete matti. Ciao D'Artagnan. Siamo distanti, eh? Alessio. Forza, un po' più forza, lo so che fa freddo. Dopo la facciamo. Scusa Alessandro, ti posso salutare? Ci siamo visti a Ortona noi, ti ricordi? No, non mi ricordo. Ma non vedo. Martino e Gabriele. Certo. Ah? Martino dove sta? Martino no. Mi ha detto che non ti segue più, non lo so perché. E vabbè, salutamelo qua. No, difatti, ho detto. Dopo ieri sera ho detto, io vado. Certo. Io vado. Tu. Dice che non. Perché Martino magari aveva su alcune cose. Dice che avete parlato. Personalmente. No, diciamo, lui ha delle idee su alcune questioni. Lo so, diverse. Le idee che non condivido. Ma legittimo, ognuno ha le sue idee. Alessandro, scusa. Sì. Ti saluto, una signora in sapone. La signora Miranda mi ha detto che ha fatto le scarpine per tuo figlio il primo. Forse ho capito. Forse ho detto, abbracciami Alessandro. Me la devi salutare, comunque ringrazio. Forza ragazzi, Alessio, iniziamo. Allora. Chi doveva iniziare? Voi, venite qua. Allora, venite, entrate qua dentro. Allora, secondo me se tu ti metti là, così questi sono due ragazzi. Ci sono due ragazzi con i quali abbiamo scritto un bellissimo progetto insieme. Buonasera a tutti, grazie, avvicinatevi. Allora, chi sei? Che c'è? Grazie. Che c'è il microfono? Allora, grazie per essere voi, scusate il ritardo, scusate la voce, buonasera anche ai carabinieri, grazie, arrestate qualcuno qui, possibilmente, sapete bene chi. La diretta sta andando. Buone feste innanzitutto, grazie sempre, non è facile in questo momento tornare in piazza, non è facile per le temperature, non è facile in un momento in cui pare che stia ritornando. Solo tu lo puoi fare! No, vediamo, poco a poco, qua bisogna muoversi. Nel modo giusto, io non ho mai scontato vedere le persone scendere in piazza, per cui grazie. E anche grazie alle persone che conosco, nello Tercati, a Divido Rizzo, all'Impacuzzi. Allora, ci terrei a iniziare questo piccolo evento con due ragazzi, sono tra l'altro vostri conterranei, sono di Pescara, con i quali mesi fa abbiamo scritto un progetto che si chiama Guido, ed è un progetto che volevamo poi presentare. Io all'epoca stavo ancora nel Movimento 5 Stelle e scrissi un progetto che si chiamava Servizio Civile Ambientale per dare soprattutto un supporto ai giovani che in questo momento subiscono il grave disagio della disoccupazione giovanile e anche per lanciare delle proposte relative alla transizione ecologica. Questo progetto si chiama appunto Servizio Civile Ambientale. Contestualmente
lavorando ad un progetto appunto di ogni qualvolta veniamo in piazza c'è sempre le campane. Le campane, ma così. Ah, va bene. E vi dicevo, questi due ragazzi, che sono esperti appunto di mobilità sostenibile, hanno scritto insieme a tante altre persone, tantissimi volontari che abbiamo raccolto in rete, un progetto che si chiama Guido, che prevede appunto la nascita di un, sapete che cos'è il car sharing, cioè le macchine condivise, da attuare su scala nazionale e che appartenga o allo Stato italiano o comunque sia partecipato dallo Stato italiano. Non capiamo per quale motivo grandissimi business che si stanno facendo in giro per il mondo debbano soltanto foraggiare il privato e non possono essere invece aggrediti nel modo giusto dal pubblico per garantire un servizio, ridurre i costi al cittadino per muoversi, ridurre il numero di automobili che girano per l'Italia, ridurre l'inquinamento, insomma unire una serie di attività positive per far sì appunto che si costruisca un servizio utile alla collettività. Lascio la parola a loro che ci tengo, poi parla adesso Villarosa e poi chiunque abbia intenzione di dire qualcosa, di dire quel che pensa sulla situazione attuale, di fare delle domande, di dire il perché è qui oggi a Lanciano al freddo, è benvenuto e poi chiudo io. Grazie di cuore, poi parliamo un pochino e buone feste a voi e a tutte le vostre famiglie. Mascherina la posso... Fa freddo stasera. Allora signori, buonasera, io sono Matteo Marino, grazie. Allora io sono Matteo Marino, lui è Enrico Corazzini, il mio collega, e siamo qui questa sera per raccontarvi una storia di democrazia partecipativa. Noi lavoriamo in un nuovo settore che è quello della mobilità condivisa. Per darvi un'idea di quello di cui ci occupiamo, io immagino che molti di voi questa sera siano venuti qui in macchina e mentre appunto noi siamo qui adesso parlando, la vostra macchina è parcheggiata ferma su strada e alla fine di questo incontro tra amici la riprenderete, tornerete a casa e la parcheggerete di nuovo. Uno studio di università americana ha calcolato che nella vita media di una macchina per il 90% del suo tempo questa macchina è ferma, il che se ci riflettete è un controsenso, cioè come io acquisto un oggetto, una vettura fondamentalmente per non utilizzarla, questo significa che per 15 anni, su 15 anni di vita media di una macchina, per 13 anni questa rimane ferma. Bene, il progetto che abbiamo voluto, che Alessandro ha proposto tra l'altro a primavera del 2020, scrisse un post su Facebook nel quale chiedeva chi voleva partecipare nella ideazione, nella creazione di un progetto che appunto come anticipava è quello della creazione di un'azienda, di una società pubblica che ha in corpo una flotta pubblica, chi appunto voleva partecipare mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze. Noi abbiamo risposto ad aprile a questo suo post e il caso ha voluto che ad agosto Alessandro stesse ad Ortona e lo siamo andati a trovare appunto, e durante questa chiacchierata abbiamo parlato tutta quanta la sera di idee, di innovazione di questo progetto, appunto ci ha coinvolti mettendoci appunto alla gestione di 150 volontari ed esperti che ci hanno dato una mano nella creazione di questo progetto. Io non mi dilungo troppo, voglio passare la parola al mio collega Enrico che vi spiegherà più nel dettaglio di che cosa si tratta. Vi lascio dicendo che immaginate quanto potrebbe essere bella la nostra, quanto potrebbero essere belle le nostre città se riuscissimo a diminuire il parco circolante italiano. Voi considerate che in Italia abbiamo 40 milioni di patentati e 40 milioni di auto, cioè una per ogni patentato. Cioè le auto si sono impossessate dei nostri spazi, delle nostre città, sono diventate di fatto le città più grandi, le metropoli sono diventate invivibili. Tutto ciò che viene costruito intorno ad una città, tutti gli elementi di interesse pubblico vengono creati in funzione delle vetture e non in funzione delle persone che vivono le città stesse. Cerchiamo di diminuire il parco auto circolante condividendo le nostre vetture, creando questa società che è di interesse pubblico per la vita delle persone. E niente, passo la parola ad Enrico.
Grazie Matteo, sono emozionato di essere qui, probabilmente me ne accorgerete tutti, che parlerò un po' piano. Allora, il progetto Guida, inizialmente nato con il nome di progetto People, però poi abbiamo deciso di eliminare gli inglesismi per dare più un'impronta nazionale al progetto. È nato poco più di un anno fa, come diceva Matteo, da un incontro con Alessandro, e il team che lo ha coordinato è stato composto semplicemente da me, Matteo, Alessandro, li nomino Luca Di Giuseppe e Alessandro Cacciato, che purtroppo non sono qui, però è giusto dargli onore, e centinaia di persone che hanno contribuito fornendo gratuitamente le loro conoscenze, le loro competenze in decine di riunioni virtuali, creando così un progetto che attualmente è uno stato molto avanzato, è pronto per essere presentato e dibattuto negli organi di competenza statali per partire, ecco appunto. E quindi purtroppo non ho abbastanza tempo per nominarli tutti, lo farei molto volentieri, qualcuno è anche qui, e li ringrazio pubblicamente, rendo onore al nostro lavoro semplicemente raccontando per la prima volta una platea così ampia di persone il progetto che abbiamo scritto. In particolar modo, appunto, come avete capito, si propone l'obiettivo di creare un sistema di car sharing nazionale accessibile a tutti. Questo mercato, che secondo il Sole 24 Ore ovviamente è molto in crescita, ma questo è sotto gli occhi di tutto, lo si vede dalle società che attualmente operano nelle metropoli d'Italia e piano piano anche nelle città un po' più piccole, ha come peculiarità quello di garantire una capillarità su tutto il suolo nazionale, dando pari diritti a ogni cittadino di usufruire di un servizio di mobilità all'altezza appunto dei nostri diritti. E a differenza delle società che hanno scopo di lucro e quindi hanno come principale obiettivo quello di scegliere delle zone dove c'è più grande profitto per loro, noi ci andremo ad avvalere di importanti network operativi con le amministrazioni locali, che in host providing garantirebbero una gestione, un'operatività degna di questo servizio, appunto. Scusate se mi aiuto un po' con le carte qui. Sì, il guadagno previsto che noi abbiamo stimato insieme a un grande team, appunto quello che vi nominavo, non solo ambientale ma anche economico, poiché l'indotto lavorativo che ne deriverebbe abbiamo stimato essere pari a oltre 4.000 posti di lavoro, dalle più disparate competenze, quindi amministrative come anche operative, e tutto questo. Stando ai nostri calcoli, e qui parlo un po' senza annoiarvi troppo della parte economica, della fattibilità economica, che è ciò che più ci preoccupava, in quanto noi ci proponevamo l'obiettivo di introdurre nel sistema, sembra un po' un controsenso, ma vi spiegherò perché, 50.000 auto, ovviamente full electric, solo elettriche, nel sistema. E, però grazie a questo sistema, che noi abbiamo immaginato essere efficiente, abbiamo fatto tutti i calcoli perché lo sia, rientreremo nell'investimento iniziale, che ci immaginiamo essere totalmente statale, entro 4 anni. E il servizio sarebbe da introdurre in 2 anni. Ovviamente vi sto dicendo il progetto che abbiamo scritto, non è ancora pubblico, non è ancora stato creato, siamo in attesa di discuterlo con chi di dovere. E prevediamo una diminuzione di un quarto del parco auto circolanti di tutto lo Stato, quindi con queste auto in condivisione. Il progetto può sembrare un sogno, ma si spera sarà realtà. Senza annoiarvi oltre con questi dati e stime, volevo condividere una semplice riflessione che avevo fatto sull'articolo 16 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Ebbene, nella costruzione di una nuova società è necessario reinterpretare i diritti fondamentali sui quali poggiare i pilastri della nostra realtà futura. E progetti come Guida sperano lo Stato a fornire, oltre che il diritto teorico, anche una concreta applicazione di questi diritti, quali appunto dovremmo giocare tutti. Spero di avervi incuriosito di questo progetto, che speriamo diventerà realtà presto, e vi ringrazio dell'attenzione. Bravi. Alessio, grazie a voi. Eravate emozionati, Buonasera a tutti. Complimenti per la piazza, un po' meno per il freddo, sono siciliano, quindi se mi vedete tremare capite perché. Cosa dirvi?
stiamo girando con Alessandro, è un po' di tempo che abbiamo deciso di girare per raccontare quello che sta accadendo dentro il Parlamento, quello che si può fare fuori, perché io a gennaio divento papà per la prima volta. Me lo dicevano tutti, ti scatterà qualcosa, accadrà qualcosa. E dalla depressione post uscita al Movimento 5 Stelle, che dicevo basta, devo, è così, è andata così, non dipende da me, oggi con un'idea di una figlia che mi nascerà e del suo futuro, mi è scattata quella cosa che con Alessandro vorrei si portasse avanti, anche senza, ripeto, per l'ennesima volta lo devo dire sempre, senza una mia candidatura, ma ti porto fino alla fine, ti do tutto quello che vuoi, ma abbiamo bisogno, io non lo so ogni volta che gli dico queste cose, infatti penso, sto cercando di capire come le prende, perché Ale, dentro il Parlamento io, tu ora non ci sei, quando eri dentro scorsa legislatura si vedeva una differenza, c'era un'opposizione, c'eravamo noi ma c'era anche qualcun altro che faceva un'opposizione. Oggi dentro, vi giuro, è una situazione sì, ma spaventosa. Spaventosa perché noi dovremmo avere un Parlamento che lavora Camera e Senato. Renzi aveva fatto l'eliminazione del Senato per lavorare in una sola Camera, noi abbiamo detto no, cittadini italiani, l'abbiamo bocciato. Con Draghi si sta facendo solo questo, cioè si lavora solo in un lato della Camera, non si approva nulla perché già si accordano nelle stanze e sanno cosa devono fare. I partiti perdono tutte le loro proposte, la Lega, il Movimento 5 Stelle perde tutto quello che ha fatto, gli viene smontato, poi gli viene dato un pezzettino, vanno in TV sui media o sui social e vi raccontano grande vittoria del Movimento 5 Stelle, della Lega, mi confermi che questo è l'andazzo. Esce l'Economist, ieri ho fatto un video per spiegare perché mi arrivava questo articolo, anche Luigi mi pare di mai ha fatto un post, l'Economist parla bene, Draghi, l'Italia è il migliore paese dell'anno, grazie a Draghi. Di chi è l'Economist? Mi vado a vedere l'azionariato, la partecipazione di Exor, che è la società degli Agnelli. Cioè il 50% è degli Agnelli, che sono i primi ad aver sponsorizzato Draghi Presidente del Consiglio e che sono quelli che durante la svendita che hanno fatto di Telecom, perché questa roba di Telecom, colpa di Draghi iniziale, colpa di quei politici di quegli anni lì con Draghi al Ministro dell'Economia, che svendeva la Telecom, la Fiat con lo 0,6% guadagnò un sacco di soldi rivendendola dopo poco, aveva il controllo con lo 0,6 grazie a queste politiche di Draghi. Oggi quello che mia figlia vedrà è uno Stato dove ci saranno molti meno lavoratori, perché questa acquisizione, questa fusione, l'ho spiegato a Scafati, quando mi unisci due banche, 1.000 dipendenti e 1.000 dipendenti, alla fine della fusione ce ne saranno 1.500, non 2.000. Gli altri 2.000 mandati in prepensionamento non creeranno altri 500 futuri posti di lavoro, ma li elimineranno. Queste fusioni, queste acquisizioni, questo strapotere estero permetterà a mia figlia, farà sì che mia figlia non avrà la possibilità di trovare lavoro. Se dovesse trovarlo sarà un lavoro schiavizzato. Siamo il paese con il con i salari minimi più bassi d'Europa. Vogliamo introdurre il salario minimo, non ci fanno introdurre il salario minimo. L'inflazione come la reggeremo? Ve lo siete chiesti? Perché purtroppo non escono tutte le informazioni, perché magari sono anche complicate, però la BCE, vi spiego che un paio di giorni fa ha deciso di non acquistare più i titoli come li faceva durante la pandemia o poco prima della pandemia. Questo significa che l'inflazione continuerà ad andare avanti, questo significa che se in Germania lo stipendio gli permetterà di andare avanti, di pagare questi costi maggiori, in Italia con i salari così bassi questo non può essere permesso, nessuno ce la farà. Quindi cosa accadrà? Che i nostri pochi risparmi, quelli che ancora solo gli italiani hanno in tasca rispetto ad altri paesi, non ci saranno più. Quindi si troverà un futuro dove ci saranno meno posti di lavoro, ci saranno grandi aziende che decidono da un giorno all'altro se licenziarti, se spostarsi in un altro paese perché non hanno interesse e lo fanno con un'email, come state vedendo sta accadendo. Grandi aziende che domani vanno in Cina o vanno in paesi dell'est Europa da un giorno all'altro, perché non c'è l'imprenditore di Chieti o di Lanciano che ha creato l'azienda Chieti a Lanciano, che vuole rimanere a Chieti a Lanciano e quindi cercherà di far crescere questa realtà.
ma ci sarà un americano, un cinese, un russo che ha visto un interesse importante economico in quel settore, entrerà finché c'è da prendere, prenderà sfruttando il più possibile, appena non c'è più da prendere se ne andrà. Draghi, senza che nessuno se ne sia accorto, sta continuando a mettere in piedi quelle operazioni, voi ce l'avete sempre con me ogni volta che parlo, quelle operazioni già iniziate negli anni 90. Se io voglio entrare in un paese, è difficile parlare con me. Quanto durano? 5 minuti? Ogni questo? Quarto d'ora. Ogni quarto d'ora. Abbiamo scelto il posto. Allora vado avanti. Quello che stiamo vivendo, che purtroppo non ci raccontano, perché come vi dicevo prima, il The Economist, che è un giornale degli Agnelli, Draghi si fa fare l'articolo del migliore del mondo, e se qualcuno non mi crede che Draghi possa fare questo, andate su Google e cercate tranquillamente un'intervista di De Benedetti, lo stesso De Benedetti lo racconta, che Draghi, non mi ricordo in quale occasione, in cui uscì male su dei giornali, chiamò De Benedetti, De Benedetti lo dice ridendo questa, mi chiamò perché era uscito male sui giornali, lui ci tiene alla sua visibilità e quindi mi ha chiesto di fare degli articoli, cioè lo fanno questo. Stiamo vivendo veramente quarto potere e niente in confronto a quello che stiamo vivendo oggi. Noi informazioni non ne abbiamo, perché sono tutte influenzate da queste grandi famiglie che hanno fondamentalmente la proprietà dei giornali. I giornalisti vi diranno, ma noi siamo indipendenti, ma perché lo decidi tu cosa esce su quel giornale? Cioè poi il giornalista mi vuole prendere in giro dicendomi che lui è indipendente e scrive quello che vuole. Sì, ma poi se vai in prima pagina, in seconda, in terza, un trafiletto non lo decidi tu. Ma non lo decide il proprietario, lo decide il direttore, ma chi lo mette lì il direttore? Cioè noi viviamo in una realtà in cui ci raccontano tutto e crediamo a tutto, come non vi è mai capitato di sentire qualcuno che vi parla del signore lì sotto e vi dice quello è un infame, quello è uno stronzo, e voi gli dite ma lo conosci? Dice no, me l'hanno detto, e noi prendiamo per assodato che effettivamente è così. Con la stampa sta accadendo questo, loro ci dicono le cose. Di Maio mi mette il post dell'Economist, pure il mondo, l'internazionale, voi dicono che Draghi è il migliore del mondo. Alcuni riescono ad andare oltre, a cercare di capire da dove arriva questo articolo, perché arriva questo articolo, ma la maggior parte purtroppo prende questo come verità assoluta. Quindi è un Parlamento in cui Draghi sta sbagliando su pandemia, perché tutta questa grande... Il governo l'hanno chiamato dei migliori perché doveva lavorare meglio di quello che c'era prima, che è stato mandato a casa perché volevano il MES, scomparso il MES, volevano più soldi per la sanità, scomparsi i soldi per la sanità, non volevano più stanze segrete, CTS e comitati tecnici, e ci sono stanze segrete, CTS e comitati tecnici. Quindi prima cosa capiamo che questa persona è arrivata qui perché è stata mandata da qualcuno per far cadere questo governo appositamente, non perché c'era un motivo reale, perché il paese andava male, perché stiamo facendo le stesse identiche cose. La campagna vaccinale era già iniziata. Saremmo arrivati agli stessi numeri, sono arrivati al 90%, hanno sbagliato il Green Pass, l'hanno messo a 12 mesi, poi l'hanno messo a 9, ora a quanto pare 5 mesi dura la nostra copertura vaccinale. Ma nessuno ne parla, Draghi è il migliore del mondo, a me questa situazione preoccupa. Ma mi preoccupa mia figlia come vivrà in futuro. Per questo ti chiedo veramente, ti prego Alessandro, decidi di fare qualcosa. Cerchiamo le persone per bene di questo paese che non vogliono andare lì e stare seduti su una sedia. Tu questa cosa l'hai dimostrata perché non ti sei ricandidato, hai fatto la restituzione, l'assegno di fine mandato, hai restituito tutto. 10 anni fa eravate fuori, adesso siete già dentro. 10 anni fa eravate fuori, oggi siete dentro. No, Alessandro è fuori da 5 anni, da 4 anni, io sono dentro per l'ultimo mandato. Dopo vieni a dirlo al microfono. Poi vieni a dirlo al microfono comunque. Dopo vieni a dire sul palco. Pure le critiche sono ben accette. Tutte accette. No, ma quello che vuoi dire è, nel senso, uno viene pure ad ascoltare, mica solo a fare comunque. No, è che bisogna... Però col microfono ti sento tutti. Sai qual è il problema? Che quello che dicevo prima, le persone che bisogna riuscire a unire sono quelle che vogliono arrivare lì e hanno la massima coerenza. Perché il politico, io oggi sono un politico, mi sono presentato alle elezioni, io posso promettere su un palco, poi devo mettere in piedi, in pratica, quello che ho raccontato sul palco. Questa come si chiama? Coerenza. Se non ha la coerenza un politico, non hanno, già senza coerenza, via.
si può cambiare. Qualcuno mi dirà, vabbè, ma non possiamo avere sempre le stesse idee. Si deve cambiare, ma non puoi passare su 100 temi tuoi dal bianco al nero, senza attraversare il grigio, tra l'altro, direttamente dal bianco al nero. Quindi noi io ho detto, non è detto che mi ricandiderò, darò una mano per la creazione di questa cosa, che spero perché spero per il mio futuro. Voglio votare qualcuno di cui mi posso fidare, e non c'è. In Parlamento non c'è neanche l'opposizione, la Meloni stessa. Non mi puoi dire che non vuoi Draghi Presidente del Consiglio e puoi dirmi che lo vuoi Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica conta di più del Presidente del Consiglio, perché il Presidente della Repubblica i testi ce li ha prima che vengano, non è che firma alla fine, già sa prima, decide i ministri del Tesoro, se un ministro del Tesoro ci deve essere o se non ci deve essere, come Savona. Quindi è quello che lui vuole fare, non vuole fare il Presidente del Consiglio. A me questo fa paura. Fa paura, perché, ripeto, ci troviamo in una bolla. Dicono che Draghi è bravo quando, stavo dicendo, la pandemia, e non ha fatto nulla di straordinario, di migliore, non ha fatto nulla di migliore. Economia, il PNRR, i soldi li abbiamo trovati noi col vecchio governo. I 209 miliardi, la cosa più importante, perché senza quelli non li puoi spendere. Cioè è inutile, cioè se non ce li hai non li puoi dire, li spendiamo meglio. Sì, ma io li ho portati a casa. Quindi quelli devi fare, decreti legislativi, cosa che già dovevi fare prima, quindi non c'è niente di eccezionale per spendere questi soldi. Norme sul Green Pass, hanno 18 decreti legge, senza passare dal Parlamento, praticamente una sola lettura. Norme sul Green Pass, di economico, la Cartabia, la riforma sulla giustizia, hanno cancellato la prescrizione, la riforma sulla prescrizione. Norme sull'ingiustizia, di economia, cosa hanno fatto? Perché parlano? Perché dicono che Draghi è il migliore? Perché un giornale internazionale se ne esce così e raccontare che Draghi è il migliore? Non vi fa paura? Non vi fa paura questa bolla? Perché io poi mi ritrovo a parlare con le persone che mi ripetono, come dicevo prima, quello che hanno sentito, e non c'è più dialogo, non si riesce più a dialogare. Quindi una forza dentro che almeno vada fuori, racconti. Io ieri ero a Siena, mi sto occupando di Monte dei Paschi di Siena. Io sono stato l'unico in commissione d'inchiesta a chiedere, e c'è il resoconto stenografico e il video, a chiedere al procuratore di Siena, che ora stanno venendo fuori tutte queste storie strane su questi procuratori di Siena. Io chiedo, mi scusi, ma la banca più antica del mondo ha avuto un crack incredibile, è impossibile che una banca così potesse fallire, e sta fallendo. A un certo punto muore una delle persone più vicine a Mussari, l'ex prima di Viola, c'era Viola e Profumo, prima c'erano Mussari e Vigni. Muore lanciata da una finestra, in situazioni strane, con uno al telefonino, attenzione a quello che vi dico, con uno al telefonino lì. Chi è quello col telefonino lì? C'è un tizio col telefonino lì, e io andrò in commissione d'inchiesta a David Rossi a chiedere di informarsi e chiedere chi era, perché non si può non sapere chi era quel tizio lì col telefonino. E lo sto dicendo qua davanti a tutti, vedetevi i video, non quello che si avvicina, ce n'è uno là dietro col telefonino nel vicolo. Ok, ve lo ricordate? Questo signore David Rossi scrive un'email all'amministratore delegato della banca, dopo muore. La mental coach viene fuori, è stata in commissione d'inchiesta due giorni fa. Le notizie iniziali erano che aveva detto che era in fase depressiva. Due giorni fa ha detto non è vero, io mica sono una psicologa, non l'ho mai detto, anzi ci dovevamo vedere alle 13, stava bene David Rossi. Quindi parla con l'amministratore dicendogli vado in procura, vado al tribunale, viene lanciato dalla finestra, io chiedo al procuratore, non aveva mai parlato, aveva sempre parlato il giovane davanti a lui non aveva mai detto una parola. A un certo punto io gli dico scusatemi, siccome si parla di festini, si parla di tutte le ore, tutte cose per cui secondo me stanno depistando, e ve lo dico ora un attimo, ma avete mai collegato? Un secondo, avete mai detto ma ci può essere un collegamento? Ha chiamato l'amministratore col crack della banca, la morte di David Rossi può avere un collegamento almeno per un secondo? L'avete fatto questo collegamento? Questa era la mia domanda. Se da dietro prende il microfono, c'è il video, non aveva mai parlato, prende il microfono e fa no, e se ne va indietro. Quindi tu, dopo un messaggio del genere all'amministratore della banca, un crack della banca, neanche per un secondo, neanche una prova, un indizio, una testimonianza, un'informazione, niente, ha mai pensato che potesse essere legato al crack della banca.
E invece io vi dico che è legato a quel crack della banca e lo scopriremo. Ma non solo vi dico questo, vi dico che secondo me, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, fanculo, scusatemi, mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo, stanno facendo dei depistaggi. Perché va bene la questione dei festini. Possono esserci festini, per carità, possono esserci festini. Ma questa storia della Chiesa, dello IOR, c'è stato un servizio delle Iene che di nuovo ha tirato fuori la questione del collegamento con una questione della Chiesa, lo IOR. Questa roba è uscita già anni fa da Report, c'è stata una rogatoria internazionale, hanno risposto, hanno spiegato come non poteva esserci un collegamento, Report ha fatto un servizio in cui dice chiaramente che non, si è sbagliato e non c'entra niente questo collegamento con la Chiesa. Tu che cosa mi rifai? Mi rifai un servizio in cui mi fai un'ora e mezzo di discussioni cercandomi di far capire che la morte di Davide Rossi è legata allo IOR o ai festini. Quando uccisero Beppe Alfano, un giornalista del mio paese, Barcellona Pozzo di Cotto, quando lo uccisero la mafia, per anni raccontarono che aveva le amanti, che si divertiva e magari qualcosa c'era, ma non era così. Poi è venuto fuori che è stata la mafia. Quando hanno ucciso un urologo a Barcellona, Manca, mamma mia, che l'hanno trovato con una siringa nel braccio, però era mancino, guarda caso, ce l'aveva nel sinistro il buco, no? Quando la questione, il problema era la droga, si drogava, si drogava, magari si era drogato una volta. A me, questo paese, così, in questo momento, ragazzi, mi fa una paura tremenda. Speriamo di riuscire a unire queste forze coerenti e pulite per creare qualcosa di nuovo. Se non so. Ciao a tutti. Grazie a lei. Insomma, io non so se visione in atto rispetto al caso di Davide Rossi dei depistaggi. È evidente che questa sia una repubblica fondata in parte sul ricatto, ma anche in passato sui depistaggi. Pensate alla prima grande strage mafiosa, che appunto la strage di Portella della Ginestra in Sicilia nell'immediato dopoguerra, quasi una strage che ha battezzato la nascita della Repubblica Italiana, e lì furono i depistaggi e i mandanti di quella strage di contadini che protestavano per la terra non sono mai stati trovati. Ma pensate banalmente anche ai depistaggi rispetto all'omicidio Borsellino, quindi alla strage di Adamelio, dove fu creato dal nulla un falso autore materiale appunto della strage, lì i mandanti non sono stati trovati. Pensate che Licio Gelli, il numero uno della P2, venne condannato per depistaggio rispetto alla strage della stazione di Bologna. E è così, è veramente un dramma. Allora, prima di iniziare, poi io vi dirò per quale motivo Alessio giustamente mi dà, come dire, una spinta. Io dirò sempre quello che penso, anche perché per me c'è bisogno di comportarsi in questo modo, di fare piazza su piazza, 50, 60 persone, 100 persone, 200 persone, iniziare a comportarsi in questo modo, a provare a ricoinvolgere delle persone, molte delle quali non credono più a niente. E io spesso e volentieri ho anche paura a dire, io adesso domani insieme a delle altre persone di buona volontà creo una forza politica, perché l'idea di poter sembrare l'ennesima persona che muore dalla voglia di rientrare nel palazzo, quando veramente nella mia vita ho sempre dimostrato l'esatto contrario, ce l'ho. Quindi preferisco metterci del tempo giusto e anche al freddo di Lanciano iniziare a lanciare dei messaggi, ad aggregarci su determinate battaglie, a presentarvi dei giovani che stanno lavorando a dei progetti in modo del tutto disinteressato, o meglio, interessato nel fornire alla collettività dei progetti e soprattutto dei diritti nuovi. Secondo me questa è la strada migliore. Io non so quel che avverrà, tra l'altro, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Anche questa è un'altra immagine per me piuttosto becera che si sta dando delle istituzioni. Quindi per me oggi la strada migliore, lo dico a tante persone, vedo anche degli ex attivisti del Movimento 5 Stelle che vengono qui, è continuare a vederci in piazza, parlare, far parlare le persone. Io devo capire anche, devo capire perché siete in piazza, capire perché ci credete ancora, nonostante io non stia nell'istituzione da quasi 4 anni, abbia lasciato il Movimento 5 Stelle e di fatto io oggi, come adesso, io non solo non sto in Parlamento, ma non appartengo a nessuna forza politica e oggi avrei estrema difficoltà a mettere una X su una scheda elettorale, posto che tra l'altro non ci fanno ancora una volta scegliere
un nome o un cognome dei candidati, ma fondamentalmente le liste verranno decise ancora una volta nelle segrete stanze. Ora, rendiamo sani tutti i microfoni, vero? C'è qualcuno innanzitutto che vuole dire qualcosa? Il signore che prima vuole parlare? Ti va? Se ti va, mica sei obbligato. Però devi salire, però, così ti vedono tutti. Qualcun altro che vuole dire due parole? Vieni, mettiti in fila, non andiamo troppo lunghi perché veramente moriamo congelati qua. Io pure non sto benissimo, peraltro mi sono fatto la terza dose, quindi anche per questo ci ho avuto una bella botta. Allora, prendi questo qui, per favore. Sì, era giusto un appunto che vuole essere più che altro costruttivo. Non ho mai critica a nessun tipo di organizzazione, fondamentalmente. No, quello che ho sentito stasera, sì, tante belle cosine, però nel mio cuore penso che tutte le persone che hanno prestato un interesse nei confronti del Movimento 5 Stelle, fondamentalmente di Sogelli, di tutti i problemi che tutti i giorni sentiamo a Report, no? Ma sovrabbondamente non ne avevano proprio né idea e né il bisogno di sapere la verità. Era solo un modo per cambiare, ok? Bella l'idea delle macchine, ma queste 50.000 macchine a chi pensate le andate a comprare, no? Voglio dire, il sistema alla fine che si va a muovere è sempre quello. La domanda che mi farei invece è un'altra. Scusate se mi sto dilungando. Ma c'è bisogno oggi delle macchine? Nel senso, ho bisogno di prendere la macchina e di condividerla, oppure devo dare al popolo, alle persone, un nuovo modo di vivere, magari ritornando nei borghi. Quindi le macchine vanno via perché non c'è più la necessità delle macchine. Quindi non bisogna lavorare per mettere su le macchine che poi le condividi, ma semplicemente portare quella ventata che avete portato voi 10 anni fa, e sinceramente oggi mi sembra un pochettino anacronistico questo intervento di andare a sviscerare quelle che sono le scheletri degli armadi dell'Italia, no? Perché il popolo, magari come me, non ne ha bisogno, perché è una replica di Report, è una replica di quello che ci ha fatto la testa così per tanto tempo. Quindi fondamentalmente, mi scuso se mi sono dilungato, ho preso dello spazio. Penso che oggi bisogna avere un pensiero laterale, è quello che avete avuto voi tanto tempo fa, e che molto probabilmente io te ne faccio una colpa, non hai saputo in qualche modo interpretare, forse per stanchezza, perché a stare dentro quegli ambienti poi un pochettino ci si prende anche la puzza. Grazie, prego. Un altro ragazzo vuole fare un intervento. Sì. Ciao Alessandro, ti ringrazio per essere venuto qua. Ti voglio dire che sei l'ultima spiaggia. Cioè, io penso che dopo di te non voterò più nessun altro, nel caso che tu ti volessi ricandidare. Io sono stato con il Movimento 5 Stelle dal 2013, per le trivelle. Ero a Roma quando avete strappato il maxi. Quando mi ricordo quando facevi le barricate con la Boldrini che ti cacciava, eccetera. Per me il 33% che avete preso, l'hanno preso grazie a te, non grazie a te, ma io c'ero un guerriero. Volevo fare delle domande. Prima Alessio ha parlato di delocalizzazioni, di Amazon, di multinazionali. Come fai a impedire a questi arrivare, anche se dovessi, uso l'ipotetica, andare al governo del paese? Cioè, c'è un'Unione Europea che è schierata proprio a braccia aperte a queste qui. Quindi come è possibile pensare di contrastare, stando dentro un'Unione Europea che
li favorisce, cioè è corrotta ai livelli più alta questa Unione Europea. E poi volevo chiederti come si fa a guardare in faccia le persone che dal 2000, come sono nati? 2008, 2007, che erano con l'acqua pubblica e ora la vogliono vendere. Avvicinati il microfono. Erano contro la mafia, hanno votato quella porcheria del salvaladri, erano contro il finanziamento pubblico e mo prendono il 2 per 1000. Cioè, come si fa a guardare in faccia? Tu hai detto che hai un rapporto con certi tuoi ex colleghi, cioè io non li guarderei proprio più in faccia, perché hanno tradito veramente ogni tipo di aspettativa. Grazie. Grazie a te. Allora, al di là di alcuni rapporti umani che uno possa, che può mantenere, io ho lasciato il Movimento 5 Stelle, per cui è evidente che di più non potevo fare. E ogni giorno che passa, tra l'altro, le ragioni per le quali ho lasciato il Movimento 5 Stelle si rafforzano. Per quanto riguarda la domanda di quel signore all'inizio, in realtà io penso proprio che invece un progetto che possa ridurre il numero di auto appunto circolanti nel nostro paese sia appunto propedeutico a quello che dicevi esattamente tu. Tra l'altro io, quando ancora ero nel Movimento 5 Stelle, proposi appunto un progetto che si chiama Servizio Civile Ambientale, che appunto permetteva, nella nostra idea, di fare una serie di lavori, tra l'altro anche con un'idea appunto della ripopolazione delle aree interne del paese, che poi in un certo senso la pandemia doveva anche portare l'Italia verso quel tipo di risultato. L'andrà tutto bene, doveva anche, come dire, andare di pari passo ad una rivitalizzazione delle aree interne, di una rivitalizzazione delle nostre vite, del nostro tempo, delle relazioni umane, e lo smart working che ci doveva garantire maggior tempo libero per poter vivere maggiormente la vita, la possibilità della vita, tutte cose che si stanno oggi disattendendo. E quando, tra l'altro, prima Alessio parlava della... Tra l'altro io non sono d'accordo sul fatto che alcune tematiche, come dire, legate alla verità della storia, alla verità relativa appunto alle stragi di Stato, sia qualcosa che faccia bene soltanto al report. Credo che veramente il fatto che la maggior parte degli italiani siano, ahimè, disinteressati rispetto a determinate tematiche non sia positivo, ma andare in piazza e parlare, come ha fatto Alessio poc'anzi, Davide Rossi, è qualcosa che invece è molto importante, perché non è legato soltanto alla vita di una persona che molto probabilmente è stata assassinata, ma è legato a denari incredibili spesi dai governi degli ultimi 25 anni per appianare dei buchi di bilancio fatti all'interno di una banca, la più antica del mondo, e che tuttora oggi finiranno quei soldi all'interno di questa banca, perché nelle prossime settimane verranno fatti aumenti di capitale per rendere quella banca il più possibile, come dire, vendibile. Per me, tra l'altro, rientrerà in gioco lo stesso Unicredit, e far sì che questa enorme banca, ripulita con del denaro pubblico, possa finire attraverso l'ennesima fusione all'interno del meccanismo bancario finanziario, diciamo, internazionale, e all'interno appunto di questa diciamo politica che c'è da molti tempi del rafforzamento del grande e l'indebolimento del piccolo. E ci riguarda, perché le tasse che oggi stiamo pagando prendendo un caffè o venendo qui in piazza a Lanciano finiranno anche in MPS nelle prossime settimane. E come diceva benissimo Alessio, viviamo una realtà purtroppo particolare in cui tutto ciò che va contro la narrazione ufficiale rispetto al governo Draghi viene o silenziata o mal considerata o trattata da complottista o subito delegittimata, o come dire, veramente sembra una persona che si oppone a un determinato sistema, sembra un blasfemo anche rispetto al tema della pandemia, perché è evidente che dei nodi stanno poco a poco venendo al pettine, perché ci è stato anche raccontato che questo governo si era comportato esattamente meglio di qualsiasi altro dal punto di vista appunto della gestione della pandemia, e non è così, per una semplice ragione. Io sono super provax, l'ho detto in ogni modo, mi sono appena fatto la terza dose, sto vedendo appunto dei dati che sono molto importanti rispetto appunto a quanto la vaccinazione riduce l'incidenza quantomeno della gravità delle malattie. Però aver impostato tutto il tema politico e mediatico sulla vaccinazione, esclusivamente puntando il dito contro i novax, ai quali io in ogni modo suggerisco di vaccinarsi in primis per la loro sicurezza, ha creato il più grande alibi a questo governo, che di fatto è stato incapace di gestire adeguatamente i trasporti. Andate a vedere la maggior parte dei mezzi pubblici, i carnai che sono, di non fare degli adeguati interventi in ambito scolastico per ridurre appunto
le classi pollaio e aumentare il distanziamento degli studenti, a cominciare dai bambini, cosa che non è stata fatta minimamente. Brunetta, il fenomeno Brunetta, che è diventato anche, ce ne rallegriamo, cintura nera di karate, ha praticamente distrutto il concetto di smart working, che su questo sono d'accordo con quello che diceva la persona poc'anzi che è intervenuta, perché lo smart working consente in un certo senso anche di rivitalizzare appunto le aree interne del paese e non costringere persone sempre sempre a muoversi per andare sul proprio posto di lavoro. E un progetto di creazione del car sharing nazionale serve essenzialmente a questo, perché non è che le persone un domani, anche qualora dovessimo prendere atto che appunto troppe macchine ci distruggono la vita, finiranno di spostarsi, le persone si vorranno ancora spostare per andare a, quantomeno a vedere le bellezze di un territorio, e dare a disposizione i mezzi appunto di trasporto idonei, partecipati, condivisi, penso che possa essere una strada. Ma al di là di questo, ora dobbiamo parlare soltanto di noi, e ripeto, se c'è qualcun altro che vuole intervenire qui è il benvenuto. Il tema qual è? Il tema è che qui va riconquistata una fiducia in ambito territoriale, e ci vuole molto molto tempo, perché molte persone si sono scottate, anche io mi sono scottato personalmente, perché è evidente che credevo in un determinato progetto. Io ho sempre creduto fondamentalmente al messaggio di Gianroberto, quando Gianroberto mi diceva, perché tra l'altro poi Gianroberto aveva un'enorme fiducia nel popolo, diciamo nei cittadini, con tutti i limiti di noi cittadini che possiamo avere, l'emozione di parlare su un palco, qualche scemenza che tutti quanti diciamo, io per primo. Ecco, lui credeva fermamente che l'unico modo per far sì che determinati progetti di legge potessero arrivare a destinazione, che si potesse incidere adeguatamente all'interno di quell'istituzione, l'unica strada era la democrazia diretta. Il che non significa far votare ogni istante come vogliono coloro, come dicono coloro che vogliono delegittimare questo progetto, ma costruire il più possibile una comunità attiva, interessata a tutte le questioni, evidentemente politiche, alle decisioni politiche che si possono prendere. Se votiamo possiamo, evidentemente abbiamo delle opinioni, per quale motivo non possiamo esprimere attraverso degli strumenti di democrazia diretta tali opinioni per prendere decisioni? Perché? Perché all'interno dei palazzi il concetto stesso di democrazia rappresentativa, nonostante vi siano state e vi saranno evidentemente dei politici illuminati, è pericoloso, perché delegare eccessivamente a determinate persone che vivono determinati privilegi, che vivono l'ebbrezza del potere, che iniziano ad avere determinati rapporti che possono essere utili per i loro portafogli, per la loro carriera, per le consulenze che possono arrivare ai loro familiari o ai loro amici più stretti, il sistema Italia, ecco, è pericoloso per quel che concerne appunto il rispetto delle promesse elettorali e il rispetto appunto di alcuni progetti politici che si presentano alla collettività, con l'idea, quando io entro lì dentro, cercherò appunto di approvarli. Io questo l'ho visto con i miei occhi, ma non parlo soltanto del Movimento 5 Stelle. Io spesso lo critico, il Movimento 5 Stelle, appunto per una mancanza di coerenza e soprattutto un cambio di linea sconvolgente su determinate questioni, io mai me lo sarei immaginato. Ma è totale questa roba qui, non coinvolge soltanto il Movimento 5 Stelle. Io non dimenticherò mai il Salvini di turno dire mai il governo con Renzi. Ci sta governando con Renzi e si sta mettendo oggi d'accordo con Renzi, Salvini, anche per l'elezione del Presidente della Repubblica. E sapete, io non lo so, secondo me Berlusconi in questo paese è fatto alla rovescia, c'è anche Mediaset, immagino questa parte lo manderanno. Comunque io non credo che ci sarà la possibilità reale di Berlusconi Presidente della Repubblica. Poi non mi stupisce nulla in questo paese, perché lo vedete, quando uno va in televisione e prova a dire determinate cose rispetto al coinvolgimento della mafia, rispetto al passato di Berlusconi, cioè delle verità storiche dovrebbero essere sulla bocca di tutti, cercano di annacquarle, di far credere che siano delle stronzate, lo sapete bene. Però veramente vi è in questo momento una parte del paese che sta dietro a Verdini, che attualmente si trova agli arresti domiciliari e che ha lanciato Marcello Pera come futuro Presidente della Repubblica, tra l'altro lo stesso Pera che anni fa da Presidente del Senato diceva: propongo di stoppare i processi di Berlusconi, di far sì che non vi siano più fino a che ci sarà in carica questo governo, il governo Berlusconi. Sono delle interviste interessanti appunto dell'ex Presidente Pera del Senato rispetto ai processi di Berlusconi. In questo momento, e secondo me dovremmo rabbrividire tutti quanti, non soltanto dal freddo, in questo momento un uomo dagli arresti domiciliari, appunto si chiama Verdini, che è legato a Renzi, storicamente a Berlusconi, è legato a Salvini perché la figlia è fidanzata con Salvini, in questo momento sta muovendo delle truppe per far sì che possa essere eletto Presidente della Repubblica un uomo che evidentemente è gradito anche a un sistema toscano, a Renzi, a Salvini, a una parte del centrodestra. Questo è quanto.
È lo stesso Salvini, appunto, che diceva mai al governo con Renzi. Qualche giorno prima del governo, della nascita del governo Draghi, l'attuale ministro del lavoro Orlando, che per me dovrebbe indignarsi, urlare ogni giorno contro i licenziamenti di massa, veramente si sta licenziando tramite SMS, veramente Confindustria sta dettando legge, veramente non stanno facendo nulla contro le delocalizzazioni, lo vediamo in ogni... cioè, chiude qualsiasi tipo di fabbrica, o meglio, le grandi imprese finiscono in molti casi, appunto, nelle mani dei fondi di investimento privati. Vedete, Draghi nacque negli anni, appunto, 90 come direttore generale del Tesoro nell'epoca delle privatizzazioni selvagge. Fondamentalmente la Repubblica Italiana, che aveva storicamente un grande, diciamo, parco industriale in un certo senso, perché evidentemente l'industria pubblica italiana era molto molto forte, poi vi sono state delle storture, tante imprese sono diventate tangentifici. Nulla da dire, ma esisteva l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che poi è stato smantellato di fatto da Prodi, altra persona, Ellizia tra l'altro come Presidente della Repubblica, Dio ce ne scampi, e quella fu, a seguito della caduta del muro di Berlino, la stagione delle privatizzazioni. Bisognava privatizzare, perché tutto ciò che è pubblico ormai era obsoleto, tutto ciò che era statale era obsoleto, era venuto giù appunto il muro di Berlino, era crollato l'Unione Sovietica, l'unico sistema che aveva vinto era il sistema liberal capitalista statunitense, lo stesso tra l'altro la cui linea viene seguita appunto dal giornale Economist, che appartiene a Exor, quindi la famiglia Agnelli, Elkan e gruppo Gedi, gli stessi appunto che hanno evidentemente avallato il cambio di governo, appunto, e l'insediamento di Draghi. Quella era la stagione delle privatizzazioni. Oggi siamo ad un altro step, non ci sono neanche più le privatizzazioni, perché molte molte cose sono state privatizzate. Oggi fondamentalmente si cerca il più possibile di garantire potere appunto al capitalismo finanziario, ai grandi fondi di investimento, perché gli enormi conflitti di interesse che ci sono stati negli ultimi anni appunto tra politica e fondi di investimento e banche d'affari evidentemente ci fanno capire quella che sarà la strada. Ma vi rendete conto che tre degli ultimi 8 Presidenti del Consiglio dei Ministri hanno tutti e tre lavorato in Goldman Sachs? Mario Draghi, che ci andò dopo essere stato Direttore Generale del Tesoro. Tra l'altro, altra cosa, Goldman Sachs è una delle principali banche d'affari a livello mondiale. Diede, mise sul campo, se non sbaglio era del 2003 e Draghi ci lavorava, 3 miliardi di euro a disposizione del gruppo Benetton per terminare la scalata sull'autostrada d'Italia. Tra l'altro vediamo anche che cosa succederà nei prossimi giorni, certe verità che usciranno fuori anche rispetto ai denari che sono finiti appunto alla famiglia Benetton rispetto anche al tema Atlantia, autostrada dell'Italia, a seguito della strage di Genova, la caduta del Ponte Morandi. Ecco, nel 2003 Draghi ci lavorava in Goldman Sachs, magari gli ha portato in Goldman Sachs come cliente la famiglia Benetton, ci ha preso dei soldi, quanti soldi ci ha guadagnato. Cioè, un altro Presidente del Consiglio era Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio faceva il consulente di Goldman Sachs. La stessa cosa Prodi, esce dall'IRI, tra l'altro favorendo il sistema appunto di privatizzazione, evidentemente che ha favorito anche gli interessi delle banche d'affari, molte delle quali sono diventate, come dire, intermediari anche rispetto ai progetti di privatizzazione, e trova lavoro come consulente in Goldman Sachs. Altra cosa, tantissimi ministri dell'economia e delle finanze che hanno a che fare appunto con i titoli derivati, con il rapporto con le banche, sono finiti successivamente nelle banche d'affari, ma anche banalmente i direttori generali del tesoro. Alessio Villarosa ha fatto il sottosegretario dell'economia e le finanze appunto al MEF, ha avuto rapporti con il direttore generale del tesoro, che è un funzionario pubblico, vi può dire quanto è potente un direttore generale del tesoro. E pensate che dopo Draghi, che appunto Draghi lasciato il ministero, la direzione generale del tesoro, finì appunto a fare il consulente in Mogol Manzac, ci furono altri due direttori generali del tesoro, Grilli e Siniscalco, e entrambi furono successivamente ministri dell'economia e delle finanze, uno sotto il governo Monti e l'altro sotto il governo Berlusconi, e poi trovano lavoro come consulenti comunque in grandissime poltrone e banche d'affari, JP Morgan e Morgan Stanley. Cioè, questo è il sistema, e queste cose io provo a raccontarle, a dirle, a scriverle, a dirle in una piazza, per far sì, soprattutto non soltanto per fare il report di piazza e dare determinate informazioni, no, a me questo non interessa, perché poi io in questo momento lavoro, campo e vivo grazie appunto alla mia scrittura, al mio lavoro, perché non è che prendo denari pubblici e tutto quello che faccio, quello che facciamo stasera in questa piazza, è un'attività di un cittadino che volontariamente pensa, certe cose sono da dire, certe battaglie sono da fare, proviamo a ricominciare, io ci metto il mio. E faccio il massimo, faccio il massimo.
senza chiedere un euro a nessuno, semplicemente provando ad aggregare delle persone, grazie ad Alessio e ad altre persone che ci stanno dando una mano, e provando appunto a parlare di nuovo di politica in piazza in una fase molto drammatica per la storia del nostro paese, non soltanto per la pandemia, che evidentemente è una tragedia, ma anche appunto per una enorme disaffezione che oggi ha il popolo italiano nei confronti della politica, comprensibilissima, perché non c'è soltanto il Movimento 5 Stelle che non doveva governare con nessuno, oggi governa con tutti. Ripeto, c'è il Salvini, ma è con Renzi che governa con Renzi, c'è il Berlusconi che anni fa diceva che dovevamo pulire i cessi noi del Movimento 5 Stelle e oggi ogni giorno è pronto a fondare un meetup per diventare Presidente della Repubblica, ogni giorno elogia qualsiasi questione storica del Movimento 5 Stelle. Ma vi dicevo poc'anzi, mi ero poi interrotto, c'è l'attuale Ministro del Lavoro che giorni prima appunto l'insediamento di Draghi, in televisione alla Gruber, diceva: noi con Salvini, Orlando del PD, neanche se arrivasse Superman Presidente della Repubblica e del Consiglio, invece è arrivato Draghi e fa il Ministro. Lo stesso Orlando che nel 2016 in una festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana dichiarò: una delle decisioni per me peggiori, delle quali mi vergogno maggiormente, è l'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione, sia come metodo che per merito. Lo abbiamo dovuto votare perché altrimenti dalla BCE, dove c'era Mario Draghi, che scrisse insieme a Trichet quella letterina nel momento in cui si stava per insediare appunto alla guida della Banca Centrale Europea, evidentemente la BCE ci diceva, ci hanno fatto capire che o ci sbrigavamo sull'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione e su altre misure, lacrime e sangue poi portate avanti e realizzare il governo Monti, avrebbero chiuso i rubinetti e addio pagamento degli stipendi pubblici. Questo è un sistema ricattatorio del quale tra l'altro ci ha parlato l'attuale Ministro del Lavoro Orlando, il quale non doveva governare con la Lega e con Salvini, neppure con Superman a Palazzo Chigi, e oggi è il Ministro del Lavoro. Cioè tutti questi cambi repentini di linea dettati non dal cambio di opinione, dal convincimento, ma solo dalla loro convenienza personale, chi di fare il ministro, chi di pensare di poter contare, avere magari in cambio una consulenza, perché guardate che oggi con il taglio dei parlamentari e con la riduzione del consenso di tante forze politiche, tanti politici sono disperati, quindi oggi si vendono al miglior offerente, magari vendono i loro voti, per questo durante le elezioni del Presidente della Repubblica può succedere di tutto, in cambio non più di una promessa di una candidatura, perché saranno sempre meno, però magari a te ti infilo in quel CDA, a quell'altro lo metto da un'altra parte, tu c'hai un parente, lo posso mettere di là, cioè è veramente il mercato Quirinale, un mercato delle vacche secondo me indecoroso. È evidente che in tutto ciò, in una Repubblica in cui i fondi di investimento detengono di fatto mezzo mondo, possiedono azioni delle grandi case farmaceutiche, possiedono azioni dei social network, perché i fondi di investimento americani, BlackRock, Vanguard, ci sono dietro Facebook, eBay, Amazon, sì, oppure le stesse case farmaceutiche, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, o le principali industrie di armi a livello mondiale, è tutto incredibilmente interconnesso da questi grandi fondi di investimento che hanno la possibilità di gestire dei patrimoni così grandi da poter fare delle pressioni tali ai governanti, ai ministri, ai parlamenti, da renderli sempre più deboli, cioè è sempre di più, come dire, visibile la morte della politica di fronte appunto allo strapotere della finanza. E questo non è complottismo, è mercato, sono azioni, sono padroni, padronati. Basti appunto vedere che sono i padroni delle grandi multinazionali che oggi stanno gestendo con i loro prodotti di fatto anche la nostra vita. Ecco, è l'unica soluzione, ripeto, che c'è. Per questo è un percorso molto lungo, Alessio, è molto lungo. L'abbiamo iniziato insieme a Siena, siamo stati a Scafati, poi sono stati in Puglia, oggi in Abruzzo. Io proseguirò per tutto l'anno, poi vedremo, ripeto, che succederà dopo il Quirinale. Però è un percorso molto molto lungo che ha bisogno di tutti quanti voi, ha bisogno di persone capaci di intercettare nuove persone, giorno dopo giorno, di nuovo convincerli non a votare Tizio, Caio, Sempronio, neanche se siamo candidati, non è formato nessuna forza politica, provare soprattutto a riconvincerli che interessarsi di politica e provare a ritornare appunto a pensare a quell'idea della democrazia diretta, cioè di poter contare davvero, oltre alle elezioni tra l'altro che contano sempre meno, perché se ci avessero detto dopo il 2018, elezioni 2018, che a distanza di 3 anni sarebbe stato un governo Draghi con il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, il Partito Democratico, Renzi e Salvini tutti quanti assieme, nessuno ci avrebbe mai creduto, e voglio capire quanta gente avrebbe votato nel 2018 davanti a questa scelta
scenario ipotetico e non mi vengano a dire che c'è, che è tutto relativo appunto al tema dell'emergenza, la pandemia, perché non è vero, perché in tanti altri paesi c'è la pandemia eppure si vota, ma soltanto nel nostro paese c'è questa indecorosa ammucchiata che ha distrutto del tutto la politica e ci ha fatto, come dire, tutti quanti, fatto precipitare in uno stato di desolazione, di depressione, di mancanza di fiducia, di mancanza di entusiasmo, e si vede dovunque, e lo sanno bene, sapete pure chi, i presentatori talk show, che gli ascolti nella maggior parte dei casi vanno a picco, perché la gente se ne frega di ascoltare la politica, ma perché? Che io ci ho creduto tanti anni, mi sono anche avvicinato ad un movimento nuovo e poi lo vedo al governo con Brunetta, Carfagna e Gelmini, anzi li ha riportati di fatti al governo. Per quale motivo devo ricredere a determinate persone? Ecco, riconquistare la fiducia, che non significa tu devi votare me, ma tu devi scendere in piazza per parlare, per conoscere una realtà, per darmi un'idea come hanno fatto questi ragazzi prima, è un percorso molto lungo, che però va fatto. Va fatto per noi stessi, va fatto per i nostri figli, va fatto per quest'Italia che veramente sta fallendo, o meglio, non fallisce mai, viene sempre tenuta a galla, leggermente sopra il fallimento, con un precariato sempre più forte, con i giovani che se ne strafregano della politica perché non ci credono minimamente, e l'unica cosa che pensano oggi è mettersi da parte qualche soldo per andarsene via dall'Italia, che questa è la verità, capita a tutti e capita ancora di più oggi, appunto dopo, ahimè, alcune decisioni che la forza politica che maggiormente interpretava anche il desiderio di partecipazione dei giovani ha preso, secondo me, erroneamente. Ecco, questa è la realtà. Ed è molto molto complicato ravvivarla, io non so se sarò capace di farlo, ci provo, non lo so se sarò capace di farlo, ci metto la voce, quella che mi resta, ci metto l'impegno, ci metto del tempo libero e non ne ho tantissimo, ho due figli, ce la metterò tutta. Abbassare le tasse. Sì, certo, certo, sì, figuratevi. Cioè, il tema però per me è a monte, il tema non è soltanto quello che si può fare, le belle idee, il tema è che se non c'è la partecipazione, di nuovo la ricostruzione e un coinvolgimento dei cittadini, non ci saranno mai queste robe qui. L'unica, io ci sono stato in quel palazzo e ho visto quotidianamente la possibilità di trasformazione, di contaminazione che purtroppo c'è insita in quel palazzo. Mi è capitato anche a me ogni tanto di pensare che forse quel sì mi sarebbe convenuto maggiormente, sarebbe convenuto maggiormente alla mia famiglia, mi avrebbe dato meno stress, mi avrebbe dato una, come dire, una posizione più chiara, più certa, una vita un po' più comoda, agiata, non soltanto dal punto di vista economico, più comoda, ripeto, di dover combattere determinate battaglie, spesso contro i mulini a vento, beccarmi le minacce, beccarmi le querele, beccarmi le diffamazioni, beccarmi il continuo tentativo di delegittimazione, perché in questo mondo se vai contro il pensiero dominante sei un terrapiattista. Lo sapevo perfettamente che se avessi detto determinati sì avrei vissuto una vita un pochino più comoda, a Roma, con delle certezze maggiori per la mia vita e per la mia famiglia. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché per me c'è l'idea di valore di ogni altra cosa. E io vi prometto che questi li mandiamo avanti il più possibile. Vediamo quello che succederà tra qualche settimana, dopo l'elezione appunto del Presidente della Repubblica. Vediamo quando si voterà, io non so neanche adesso quando si voterà, perché è evidente che non lo sa nessuno, perché poi il sistema si potrebbe incartare. Io da un lato non escludo che si possa votare in primavera, se si dovesse votare in primavera vedremo, perché insomma il tempo è molto poco. Però non so davvero quel che succederà, perché poi di contraltare vedo tanti parlamentari terrorizzati appunto dalla possibilità di perdere un anno di stipendio, che oggi sarebbero capaci veramente di votare Belzebù, se Belzebù gli garantisse appunto, gli dovesse garantire la prosecuzione della legislatura fino appunto al 2023. È un po' questo il sistema, purtroppo quello che fanno tutte le forze politiche, anche il Movimento 5 Stelle, che oggi l'attuale Movimento 5 Stelle magari ti voterebbe pure la mozione Rubi nipote di Mubarak, dicendo però grazie al nostro intervento non l'abbiamo fatta nipote, abbiamo fatta pronipote. Questo è il concetto attuale, che non è... Sei d'accordo? Ora, io capisco il tuo pure, come dire, appello accorato alla persona di prima, poi io non ero stanco, io banalmente sapevo che dopo 5 anni in Parlamento avevo bisogno di tornare alla mia vita precedente, che è sempre stata quella appunto di scrivere, di fare questo, ma meno male che l'ho fatto, perché altrimenti non so quello che magari me ne sarei andato, non so che cosa sarebbe successo, però meno male che ho preso quella decisione, che fu tra l'altro sempre dichiarata fin dal 2014.
Io quello che veramente, e vi lascio e poi parliamo un pochino con distanziamento qui nella piazza. Diverso. Grazie. Quello che veramente vi dico, oggi siamo qualche centinaio, non siamo tanti qui a Lanciano, la stessa cosa nelle piazze precedenti. Vediamo se questa cosa, che sarà molto molto lenta e lunga, monterà. Io penso che potrebbe montare, questo non è neanche il momento ideale per scendere in piazza e per fare dei comizi politici senza neanche una forza politica dietro che possa promettere chissà che. Non stiamo promettendo niente, io sto soltanto dicendo che credo fermamente in quello che dico, che credo fermamente che un popolo attivo, capace di fare da controllore, capace di soffiare dietro il potere, di dire io ti ho votato quindi pretendo questo, di comportarsi da cittadino attivo e non da tifoso, perché le tifoserie uccidono la politica e impediscono che vi sia il cambiamento, non solo è possibile ed era il sogno di Gianroberto, ma... non solo è auspicabile, ma credo appunto che lo dobbiamo costruire insieme. E insieme significa coinvolgere, informarsi, mandare dei progetti, partecipare, parlare. Parlare in un bar anche quando tu dici non mi va di parlare di politica. Al di là dei partiti non mi va, perché ho tanti problemi, perché non mi va di farmi venire il sangue amaro o il fegato grande. Parlarne, combattere. Combattere per una determinata idea, tutti quanti assieme. E poi vediamo, partimmo così anni fa, quando il movimento non era niente e credevamo appunto nel coinvolgimento dei cittadini, quando dicevamo per strada questo è il Movimento 5 Stelle e le risposte erano chi è il Movimento 5 Stelle, cioè chi siete, nessuno lo conosceva. Altro eravamo nelle altre liste, poco a poco ci siamo fatti conoscere, abbiamo fatto conoscere delle idee e come diceva Alessio, si è andati avanti specificatamente grazie ad una parola che era coerenza, che non significa dire sempre delle cose giuste, anche a noi è capitato, a me, ad Alessio, dire delle stronzate, di sbagliarci, di cambiare determinate opinioni, però non le abbiamo mai cambiate, mai per convenienza. Mai per convenienza, soltanto per convinzione. Io alle volte mi sono convinto che una determinata idea 5 anni fa fosse giusta e oggi magari fosse più sbagliata, ma mai per convenienza, e questo deve essere premiato, devono essere premiati in questo paese quei cittadini onesti che vengono trattati da coglioni, quei cittadini. Non il compromesso come dice Scanzi. Sì, ma Scanzi. No, non mi ricordo questa roba qua. Per me che vi devo dire? Nel paese della trattativa. Ah, mi ricordo in televisione. Nel paese della trattativa Stato-mafia, una trattativa che c'è stata, poi abbiamo scoperto che non è reato per lo Stato trattare con la mafia, è reato soltanto per i mafiosi trattare con lo Stato. Evidentemente un certo tipo di compromesso a ribasso avalla questo sistema. Un sistema che ha da sempre premiato i furbi e ha colpito le persone maggiormente brave, le persone più oneste. Non significa soltanto, soprattutto l'onestà intellettuale, cioè le persone che avendo determinate idee non si sono vendute, avendo determinate idee sono andate avanti su un determinato percorso, giusto, sbagliato, vedremo nel tempo. Io vi ringrazio, vi auguro buone feste, adesso scendo giù, c'è pure Antonio, è venuto, grazie per essere venuti pure dal Molise, vi auguro davvero buone feste di cuore, grazie a Lanciano, io non do mai per scontato delle persone che appunto che scendono in piazza, tra l'altro siamo abbastanza questa sera, e vi ringrazio, e buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, e vediamo che cosa succederà in futuro. Io ce la metterò tutta, compatibilmente con tutto quello che posso fare, compatibilmente appunto con le energie che ho, compatibilmente con il tempo che è, diciamo, come dire, il momento attuale, che non è un momento facile perché c'è una grande disaffezione, ripeto, stracomprensibile di fronte alla politica, davanti a parlare rispetto alla politica, però poco a poco secondo me ce la possiamo fare. Il percorso è lungo però è tracciato, il percorso è lungo ed è tracciato. Buona serata a tutti e buone feste, grazie. Una cosa di un minuto soltanto. La mia paura futura è che l'obiettivo comunque sia quello di cercare di privatizzare il più possibile i fondi pensioni, quindi le nostre pensioni e la sanità. E veniamo in piazza anche per raccontare e per cercare di avere un aiuto nel raccontare agli altri informazioni diverse, perché quello che continuano sempre a dirci è che il privato è bello e il pubblico ruba. Il pubblico ruba, ma anche il privato. Noi abbiamo l'esempio di autostrade.
anche no, ma, o di più o di meno, è che hanno proprio cercato di smontare totalmente il pubblico nell'economia, raccontando da Tangentopoli, dai grandi casi dagli anni 90 in poi, che chi stava nel pubblico rubava, mentre il privato era migliore. E quando in quegli anni, ripeto sempre perché c'è il film di Craxi, non so se l'avete visto, sì. Mamet, all'inizio lui ripete una frase che negli anni 90 si iniziava a ripetere, che inorgogliva gli italiani. Noi siamo la quarta potenza, in quegli anni eravamo la quarta potenza industriale del mondo, la quarta potenza industriale, oggi saremo la sedicesima, la quindicesima. E in quegli anni noi avevamo tutto il sistema bancario. Siccome ci dicono che il privato è bello, dopo che abbiamo privatizzato tutto il sistema bancario, oggi in mano a chi è? Agli italiani? No, agli stranieri, perché Intesa San Paolo e Unicredit, che se vi fate due conti hanno più capitalizzazione loro di tutte le altre 498 banche che esistono in Italia, cioè queste due hanno tutto il mercato italiano, per metà sono francesi, americane, inglesi o di altri fondi internazionali. Quindi il sistema bancario, che era pubblico e che il pubblico rubava, oggi che è privato non è più degli italiani. Quindi anche i guadagni, la possibilità di stare nei territori non c'è più. Le telecomunicazioni, che erano pubbliche, ora che sono private, sono migliori? Telecom è migliore? No. È italiana? No. Finirà KKR, un fondo americano, un altro fondo. Le autostrade, che erano pubbliche e oggi sono private, e a Genova, magari in quell'autostrada negli anni passati hanno aumentato il pedaggio, no? Perché dicevano costerà di meno, cioè il privato costerà di meno, in realtà i pedaggi sono sempre aumentati, facevano utili, ma non facevano la manutenzione, abbiamo scoperto, crollato un ponte e sono morte le persone. L'acqua la stessa cosa, quindi quello che vi chiedo, quando vi dicono no ma il pubblico ruba, rispondetegli e raccontategli nella storia cosa è successo quando il privato si è impadronito del pubblico. Il pubblico rubava, ma anche il privato ruba. Quindi il pubblico in alcune situazioni deve starci, deve stare in concorrenza con il privato, e questo deve essere un obiettivo che dobbiamo iniziare a raccontare, perché nel mondo si stanno iniziando a fare questi ragionamenti, perché l'acqua è l'esempio più classico, lo dicevo prima, si sta andando verso un punto in cui se arriveranno i francesi a un certo punto non ci sarà più l'acqua caricata sulla fiscalità di tutti noi, e quindi chiunque potrà bere un bicchiere d'acqua, avere l'acqua a casa. Nel momento in cui l'acqua non sarà a carico di tutti e avrà un prezzo, ricordatevi che ci sarà qualcuno che quel prezzo non lo potrà pagare, e sull'acqua è veramente grave. Quindi iniziamo a raccontare anche un'idea diversa di futuro, di economia, che non è statalista, ma che vede entrambi nel mercato. Ciao a tutti e buon Natale anche a voi. Questo è già stoppato? No. Allora buon Natale a tutti, anche a voi che ci avete seguito, e buone feste anche alle vostre famiglie. Grazie, ce la metteremo tutta. Ciao ciao. Arrivo.